a questo nuovo video. Finalmente riesco a girare questo video haul che ho praticamente in mente di girare da 2 settimane. Ho qua un sacchetto con un po' di cose che ho preso qua e là e finalmente riesco a farvele vedere, perché tra una cosa e l'altra, vi dico, non sono riuscita. Quindi iniziamo subito. Dal primo sacchetto, non mi ricordo neanche più cosa ho preso, figuratevi. Allora, questa scatoletta che ho preso in un negozio di cinesi. Guardate che carina, che è troppo carina. Lilla, bellissima. E questa qua mi è costata 1,30 euro. Questa qua. Allora, da Lidl ho preso dei prodotti della Sien Nature. Ok, che sono questi qua. Allora, la crema anti-age alla melagrana. Io non l'avevo mai provata, ho provato altre cose della Sien Nature, ero curiosa e l'ho presa. E questa qua l'ho pagata 2,99 euro. Poi, sempre della Sien Nature, ho preso anche il contorno occhi, però questo qua l'ho preso questa volta alla rosa canina. L'altra volta l'ho preso sempre alla melagrana. E allora, questa qua l'ho pagata 1,99 euro. Sono curiosa perché quella la melagrana, la crema contorno occhi alla melagrana mi è piaciuta tantissimo. E quindi vorrei vedere questa qua e fare un po' il confronto e vedere un attimino. Questa qua è una crema contorno occhi, contiene un pregiato olio essenziale di semi di rosa canina, trasfusata appositamente per soddisfare le esigenze della delicata zona contorno occhi, rivitalizzare l'aspetto. Insomma, proviamola, vediamo com'è e vi faccio sapere. Poi, per finire, ho preso anche la crema, sempre la rosa canina. E questa qua è la crema, dovrebbe essere la crema giorno. Ecco qua, sì, esatto. E la crema giorno l'ho pagata sempre 2,99 euro. Quindi questi qua sono i 3 prodotti della Sien Nature che ho preso e vi farò sapere al più presto, vi faccio vedere bene come mi ci trovo. Poi sono stata, ah no, ho preso un'altra cosa da Lidl. Ecco questo smalto qua di Sien, ecco qua, vedete che bel colore, è il numero, oddio, non lo so, non c'è scritto. Ma qua non c'è scritto il numero. Comunque è molto molto bello il colore. E lo smalto l'ho pagato anche 1,79 euro. Poi sono stata da Ocean e da Ocean ho preso, allora, i bicchieri arancioni, perché ormai arriva Halloween e comunque mi mancavano questi bicchieri qua. E i bicchieri dove li pagati 90 centesimi, no, 1 euro, esatto, sì. I bicchieri li ho pagati 1 euro. Poi ho preso questi tovaglioli in tema un po' rosa per la cucina e soprattutto immagino che li utilizzerò se viene qualcuno a cena. Li ho pagati 1 euro. Poi, sempre da Auchan, ho preso queste candeline qua, che ne ho aperta una perché mi serviva al volo, e queste candeline 10 candele. 1 euro anche queste. E poi sono stata da Casa, un negozio che c'è al centro commerciale di Arese, ho preso questo blocchettino qua con tutti gli stickers molto molto carini, vedete come sono fatti, insomma bellissimo per creare qualcosa, anche una scatola, un bigliettino personalizzato, insomma ci si può fare quello che si vuole. Io ho preso e non so per cosa lo utilizzerò, però ho sempre qualche idea, insomma, quindi mi inventerò qualcosa e questo qua l'ho pagato 1,29 euro. Poi, per finire, sono andata da Wycon. Ah no, da Auchan ho preso anche, ecco no, giusto, ho preso anche la cipria di Essence dentro nel negozio da Lila Moi. Ho preso la cipria di Essence, questa cipria qua. Semplicissima, che perché l'ho spaccata tutta quella della Natura Bio, sì, Natura Bio, esatto. E la cipria mi è costata, aspettate un attimo, qui qua, 3,59 euro, questa di Essence. Vi farò sapere, non ho mai provato cipria di Essence, altre cose, ma la cipria mai. Però vedo che bene o male in tante le ho utilizzate, quindi vi farò sapere.
Poi sono stata da Hawaii, come ci sono stata ben 2 volte. Allora, un po' di sacchetti. Allora, ho preso da Waikon. La prima volta che sono stata ho preso il rossetto, il lipstick liquid che avevo già preso nel colore rosso e adesso me lo sono preso fucsia perché è bellissimo ed è una punta di fucsia stupenda ed è il numero 10 fucsia proprio ed è questo qua. Bellissimo, proprio un fucsia che mi piace tantissimo. E questo qua l'ho pagato 6,90 euro. È proprio un fucsia bello, bello, bello. Secondo me l'ho provato e è molto carino. Poi ho preso la mascherina illuminante contorno occhi, quindi anti occhiaie, e l'ho pagata 2,90 euro. Mai provate, quindi una novità, chissà, vi farò sapere. E poi per finire ho preso, perché ha un profumo buonissimo, me ne sono innamorata, il balsamo al cocco 0,90 con lo sconto di 1 euro. Quindi questo qua ha un profumo di cocco che è una... Mamma quanto è buono ragazze, cioè non potete capire quanto... Togliamo subito questo adesivo che te lo odio. Non potete capire quanto è buono, sa proprio di cocco cocco. Buonissimo, e poi è molto molto emolliente, quindi ho preso anche questo balsamo che costava praticamente 2,90 ma con lo sconto di 1 euro ho pagato 1,90 euro. Quindi questo. Poi sono stata sempre da Wycon e ho preso, perché c'era questa offerta qua che praticamente partiva il mercoledì e sono tornata, 3 smalti a 5 euro e sono questi 3 smaltini. Adesso vi faccio vedere i colori. Allora, il primo è questo qua che è il numero 193, molto carino, bellissimo. Poi questo colore qua che è il grigio broccia che mi piace tantissimo ed è il 266, che è un colore che va tantissimo in questo periodo. E per finire il ciliegia che è il numero 117. Quindi 3 smaltini al prezzo di 5 euro, quindi li ho presi al volo. Vi farò sapere come mi trovo perché non ho mai preso nessun smalto di Wycon, anche perché ha aperto Wycon qua allo Chanel Scaldina, quindi non sono mai stata da Wycon, quindi è una novità anche per me. E poi per finire, sempre da Wycon, ho preso il mascara che è lo Step by Step. E questo qua è uno dei migliori mascara, penso che sia, l'ho provato, è bellissimo. E questo qua, non mi ricordo perché ho perso lo scontino, mi pare 8,90. È molto molto bello questo mascara, c'è cioè in curva, infoltisce, è spettacolare, vedete come è fatto. E niente, non ho preso nient'altro, vi farò sapere. Comunque l'ho provato, mi è piaciuto tantissimo, anche perché fortunatamente quando sono andata ero senza mascara, quindi mi è piaciuto moltissimo e quindi non vedo l'ora di utilizzarlo e poi vi farò sapere. Niente ragazze, io ho terminato. Ah no, ho preso un'altra cosa, scusate. Da Shein ho preso anche questi appendi abiti. Sono tutti quelli che ho preso sempre in questi ultimi mesi, insomma, tutti bianchi e li ho pagati praticamente 5-1 euro, quindi li ho presi al volo perché li ho pagati un po' di più sicuramente i mesi passati e quindi mi sono ripresa questi. E poi niente, ho terminato. Bene ragazze, questo video è terminato, io vi mando un bacione e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!